Allora, intanto devo dire che l'iniziativa nasce dal Salone del Libro, che in qualche modo ci ha tolto dall'imbarazzo che avevamo quando ci siamo resi conto che era arrivato il momento di mettersi insieme e di costruire qualcosa. Forse se avessimo dovuto farlo con le nostre semplici forze non ci saremmo mai arrivati. Invece il Salone, proponendoci questo spazio, ci ha messo nelle condizioni di avere un motivo reale, concreto, per incominciare a lavorare d'assieme. E quindi direi che se c'è una responsabilità prima nell'aver messo in moto questo meccanismo, questa sta indubbiamente al Salone del Libro. E per te questo potrebbe veramente cambiare, dare una svolta al lavoro di libraio in generale, alle librerie indipendenti? Guarda, sì, credo di sì, sinceramente. Credo che la libreria indipendente è normalmente un posto che è costruito intorno al suo libraio, è un luogo che somiglia molto profondamente al libraio che l'ha messa su. Questo è certamente una sua bellezza, ma è anche un po' un suo limite. Quando tu incominci a renderti conto che ci sono altre realtà che lavorano esattamente con la tua stessa professionalità, anche se su cose diverse dalle tue, incominci a capire che ci sono competenze che sono altre e che lavorando insieme in qualche modo vengono messe in condivisione. Therese, che è la mia libreria, ha una sua anima, una sua identità, che probabilmente è molto diversa dalle anime e dalle identità delle altre librerie. Quello che è successo in questi mesi di lavoro è che sto incominciando a scoprire l'anima e l'identità degli altri, e ci sono delle cose degli altri che mi toccano profondamente, che in qualche modo mi stanno insegnando. Anche noi magari stiamo insegnando, ma tutti noi stiamo imparando soprattutto dalle esperienze e dalle competenze degli altri. Per cui credo che il consorzio, che è la forma che abbiamo deciso di darci, che non è un'associazione, è una cosa diversa, l'associazione è più liquida, mi viene da dire, è un gruppo di persone che si riunisce intorno a un'idea, ma che può lavorarci in maniera lasca, come può diventare la vita di una di quelle persone, ma non è vincolante. Il consorzio invece è una formula vincolante, sono 25 aziende che in qualche modo decidono di creare un'ulteriore azienda, per cui ha un imprinting proprio di tipo imprenditoriale, e questo credo che per tutti noi significhi impegno e necessità di guardare avanti e di mettere la propria competenza al servizio degli altri. Questa è la grande ricchezza che può portarci il consorzio.